Buongiorno a tutti, mi nome è Tizimanti. Buongiorno a tutti, meno me, tutti quanti, benvenuti in questo nuovo video di Clash of Clans. Lo scorso episodio fatto con Anna è veramente andato bene e vi è piaciuto, quindi sono veramente contento. Sono veramente contento di questa serie che sta andando veramente bene. Prima di iniziare il video vi volevo invitare sotto che c'è un video su Fragger in cui vi dico come entrare nel clan, perché aprirò il clan stasera e vi c'è scritto orario e tante altre belle cose. E poi seconda cosa, dalla prossima settimana, teoricamente farò il video nel weekend, farò appunto il video per come avere la promozione all'interno del clan. E quindi cercherò di inventarmi qualcosa di carino e simpatico. Oggi vi faccio vedere finalmente il nostro villo che è arrivato a TH7. Siamo arrivati al municipio TH7 e sono veramente contento perché ho già iniziato a mettere un po' di cose. Infatti, come potete vedere, ho già messo tutte le mura possibili disponibili per questo tipo di municipio. Dopo devo ancora mettere ancora bene in ordine come si deve il municipio. Poi ho messo tutto quello che potevo mettere, mi manca mettere mortaio. E ho iniziato subito a potenziare. Forse sono stato un po' stolto in questo ma è un dettaglio proprio. Ho iniziato subito a potenziare tutte le miniere di oro. Infatti ne ho una, due e tre che stanno migliorando per passare allo stadio successivo, che non, se non mi sbaglio è il livello 11. Dovrebbe essere livello 11, sì, è livello 11 il prossimo. E mi sono messo anche a fare il laboratorio, così posso dopo migliorare le truppe e farle più forti. E poi dopo aver finito queste migliorie si punta a migliorare le caserme, perché una cosa che voglio assolutamente è il fottutissimo drago. Io voglio il fottutissimo drago. In questo momento poi gli altri membri del clan sono in guerra, stiamo anche vincendo. Ho deciso di mettere i più forti perché avevano già fatto una guerra che è andata maluccio. Cioè abbiamo perso proprio all'ultimo, perché questi qua hanno iniziato ad attaccare alla fine proprio, e abbiamo perso i 3-4 stelle. Porca miseria, potevamo vincere, ma va bene. Volevo fare un attacco giusto per prendere un po' di oro, perché non ne ho più. Prima avevo 1.200.000 e adesso non ne ho veramente più. Quindi attaccherò tutto con due pozioni di fulmine. Oh mio Dio, quanto oro ha questo villo. Però non ce la farò mai a fare un attacco a questo villo, è impossibile. Va avanti, mi intriga, però non so se ce la potremo fare, ce la possiamo fare. Sì, teoricamente sì. Allora, non so se accoppare prima il mortaio o lo stregone. Puntiamo tutto sullo stregone? Sì, dai, facciamo un attacco qua. Allora, l'idea sarà barbari tutto intorno. Vediamo se ci sono cose esterne. No, ok. Diamo sfoggio al casino. Allora, un po' di archi qua. Ok, e inizia a mandare avanti tutto il macello. Ok, la torre dello stregone è andata giù, quindi è tutto molto più facile, perché la torre stregone fa veramente un casino, fa un macello di danni quell'uomo. Ok, qua un po' di arco, mandiamo altri barbari su questa zona, qua sono in carenza, mandiamo barbari anche qua per favore, e anche qualche arco per favore. Ok, perfetto, e continuiamo ad attaccare. Qua hanno un po' di problemi, mandiamo altri barbari che danno la cattiveria, proprio l'esempio di cattiveria. Ok, qua mandiamo tutto quel che abbiamo, perché vedo che stanno attaccando i barbari e non riescono ad entrare dentro il cavolo di castello. Dai, entra, cattiveria, cattiveria. Allora, cerchiamo di fare almeno una stella, quindi attacchiamo le strutture esterne. Daghe. Ok, qua sono entrati, quindi mandiamo gli uomini qua. Ok, abbiamo fatto una stella, siamo al 60% quasi. Dovremmo arrivare al 60%, lo spero bene. Ok, 61%, abbiamo attivato anche lo scudo nemico. Però io voglio l'oro, ragazzi, datevi da fare, andate verso l'oro. Ecco lo stregone che fa il cattivo. Forse devo fare più arcieri, perché li avrei dovuti mandare in questo momento, perché potevano entrare, attaccare da questa parte. Cioè, intendo, vedete dove sto zoomando? Potevano spawnare qua, dove c'era il vecchio accampamento, passare qua e iniziare ad attaccare, che tanto non venivano colpiti a nessuno. Cosa da ricordare in futuro. Quindi speriamo ce lo ricordiamo in un futuro prossimo. Peccato, peccato, spero di prendere un po' più di oro, e ne ho preso neanche 10.000. Però va bene.
Vediamo quanti abbiamo preso, 12.000 più altri 9.900 del bonus, quindi va benissimo. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero che molti di voi rispondiate alla mia domanda sotto nella descrizione, cioè sotto la descrizione nei commenti. E mi raccomando, passate in descrizione perché all'interno troverete dei nuovi link, infatti ho modificato un po' per farla il più breve possibile così la potete leggere molto più velocemente. All'interno troverete anche un link nuovo che ho messo all'inizio in cui potrete cliccare e andare su un sito di Kay che si chiama Instant Gaming e all'interno potrete trovare dei giochi scontati, in cui anche io ogni tanto vado a comprare giochi lì, quindi tralasciamo. Ok, quindi ci vediamo domani sera alle 19.30 con un nuovo video da Tizio Vedi Tutto. Ciao a tutti. Bye.